I podcast di La 7 ovunque con te. Atlantide. Ali Accia, che bambino eri? Ma un bambino di una famiglia di minatori. Mio padre lavorava in una miniera sotto centinaia di metri, quindi appartengo a una classe proletariato, contadini, operai, quindi è un bambino qualsiasi, tra centinaia di bambini di un quartiere povero. Quando è che cominci a interessarti di politica e perché? Ma quando sono arrivato all'università di Ankara, allora non c'era nessuna possibilità di sfuggire perché la Turchia era divisa in due, da destra a sinistra, c'era una guerra civile politicamente, era obbligatorio. E poi, quando vedi che c'è un sistema corrotto, quello del capitalismo selvaggio, del liberalismo selvaggio, uno deve scegliere. E quando è che sei entrato nei lupi grigi? A quanti anni? Lupi grigi avevo 18 anni. Nel 76 ero all'università di Ankara e quindi più che lupi grigi ero, sì, in mezzo a loro, ma per utilizzare, diciamo, loro collegamenti, amicizie, possibilità, perché da solo non puoi combattere. E quindi avevamo, diciamo, qualche figura da imitare, come Carlos, lo sciacallo, lo sai. Carlos era un mito? È un mito anche in Turchia. Ma tu l'hai conosciuto? No, non assolutamente, non l'ho mai conosciuto, quindi. Allora, era inevitabile finire dentro una guerra. E così cominciato da Ankara, poi Istanbul e fino a Vaticano. Quindi, diciamo, cominci a fare politica. Entri in questo mondo dove ci sono anche i lupi grigi, insomma, sì, no? Sì, assolutamente. Che è un movimento di destra. Sì, destra, sì, ma un po' anche destra, diciamo, rivoluzionario. Anche nazisti, fascisti, volevano cambiare la società. Quindi, come mai scegli la destra? Però anche a sinistra c'è la lotta alla corruzione, c'è la lotta al capitalismo. Sì, sì, c'era sicuramente la sinistra, ma la sinistra turca purtroppo è un po' diverso da quello tedesco, quello italiano e francese. Se fossi in Europa io sarei sicuramente un socialista, un comunista, assolutamente. Ma in Turchia non è così, perché anche la sinistra turca è corrotta, è manovrata dal sistema, che è un sistema, diciamo, abbastanza nazifascista, parliamo chiaro. Quei movimenti in quel periodo, anche i lupi grigi, erano infiltrati dai servizi segreti, sia dell'Europa dell'Est, la CIA, il KGB. Sicuramente. Ma tu non avevi la sensazione che ci fossero delle persone, dei servizi dentro questi gruppi? Ma chiaramente, guarda, la CIA, per esempio, ha manovrato la destra turca, assolutamente. Questo per esempio, quando? Per fare cosa? Per mediante la Gladio, per combattere contro i comunisti, insomma, per fermare qualsiasi possibilità di rivoluzione comunista e che la Turchia possa lasciare l'Alleanza Atlantica e possa finire nella sfera sovietica. Tu hai conosciuto delle persone dei servizi segreti, della CIA, del KGB, della Germania orientale? Ma si parla troppe cose, supposizioni, quindi qualsiasi cosa che io dica adesso non avrà nessun valore, perché si è fatto mille ipotesi, mille illazioni, mille però anche, falsificazioni. Anche tu hai contribuito un po' sì, a questa sì, confusione. Assolutamente. Eh? Cioè, quindi qua il problema è che
C'erano i dati di fatto, per esempio, che il Cremlino, il KGB, avrebbe deciso di uccidere il Papa polacco Aspetta, adesso se ci necessario. arriviamo adesso, Papa. Si è talmente abituato a rispondere subito sulle domande dell'attentato che tutta questa prima parte della sua formazione politica non pensava di doverla raccontare. Quasi desideroso di arrivare al punto, mentre Sì. invece è interessante proprio capire il suo percorso, no? Il percorso che lo porta ad essere un ragazzo povero dell'interno dell'Anatolia che ha dei desideri di emergere a livello politico e si schiera. In Europa lui dice sarei stato a sinistra, in Turchia invece mi sono schierato perché c'erano movimenti che avevano anche delle istanze sociali molto radicali, molto Certo, estremiste ma ovviamente, mi lui dice sono proprio schierato nazisti, con l'estrema fascisti, sì. destra. Certo. Oh, tra l'altro, lui dice una cosa interessante, ovvero non soltanto che appunto lui effettivamente stava dentro al giro, alla formazione dei lupi grigi, che gli serviva per amicizie, per muoversi, eccetera, ma a quell'epoca i lupi grigi erano a tutti gli effetti un'organizzazione terroristica che uccideva e oggi invece sono in Parlamento. Era una Turchia molto diversa quella di allora. Parliamo della fine degli anni 70 in cui l'esercito potentissimo in Turchia riusciva a manovrare soprattutto gli elementi di estrema destra per arrivare poi al golpe del 1980. Quindi la Turchia ha esperienza di golpe 60, 71, 80. Quindi li usa e li usa poi cacciandoli. E per questo che poi avviene, ma ci arriveremo, l'attentato al Papa. E i lupi grigi fanno un percorso, diciamo, mettendo il doppio petto, ormai da molti anni sono in Parlamento, sono un partito anche molto rispettato che ottiene un consenso forte e oggi addirittura sono in alleanza elettorale con il partito conservatore di origine religiosa del presidente Erdogan. Erdogan. Andiamo avanti con l'intervista. Poi a un certo punto tu vieni coinvolto nell'omicidio del direttore del giornale Millietti. Vieni arrestato, vai in carcere e a un certo punto riesci a scappare. Com'è possibile scappare da un carcere turco? Ma non è come viene raccontato, Cioè? da quel carcere erano scappate anche tre militanti comunisti abbastanza famosi alcuni anni fa. Era possibile evadere anche con la complicità dell'amministrazione carceraria, di Ci volevano dei complici. alcuni, certo, alcuni secondini, sì, sicuramente. Io ho scappato con la pistola in tasca, avevo la pistola in tasca. Ho detto o morirò o sarò libero. Se ci fosse qualche problema, avrei ucciso fino all'ultimo, avrei sparato, avrei suicidato. Perché era così importante fare scappare te? Ma no, non era così importante. Io ho voluto scappare. Perché altrimenti mi avrebbero, potrebbero giustiziato. Quindi l'ho chiesto io. Ho trovato qualche guardia, qualche tizio, Caio. Lei paganti? Beh, un po' anche. C'erano dei collegamenti politici anche. Certo, quello che mi hanno aiutato erano dei lupi grigi, quindi. E così sono scappato, è andato in Iran, ritornato. Turchia, poi ritornato a Bulgaria. No, hai fatto il giro del mondo. Il giro del mondo, Ma mezzo mondo. domanda, quando è che ti viene in testa di colpire il Papa? Ma in carcere, quando ho letto sul giornale che il Papa veniva in Turchia, già io avevo preparato la mia fuga. Prima avevo già tentato di fuggire dal carcere. Non dall'ospedale psichiatrico con due pistole che poi hanno
trovato le pistole, poi ci hanno portato. C'erano un sacco di pistole in carcere. Sì, si portavano, no. Sì, quel tempo. Allora, era quel tempo, ottobre, cioè non c'entra niente con il Papa. A novembre il Papa è venuto. Sì. È venuto, beh, io ho detto... Siamo scrivo, novembre 79. Sì. Ho detto, scrivo una lettera, quella lettera storica, vero? Pubblicata. Sì, sulla prima pagina del giornale Millietti. Che è un giornale più disonesto del mondo. Quando il Papa mi ha visitato, questo giornale turco disonesto, Milliyet, ha chiamato il Papa un terrorista. Ma non avevi intenzione già di sparargli qui? No, assolutamente. Era impossibile, perché io ero l'uomo più ricercato del paese. E poi Papa con centinaia di agenti, protettori. Questo tuo progetto di sparare al Papa era un tuo progetto solo, oppure era un progetto condiviso da altri, come i Lupi Grigi, per esempio? No, era il mio progetto. Era il mio progetto, perché è una cosa inspiegabile. Prova a spiegare. Così coinciso, cioè una coincidenza incredibile. Io stavo per scappare dal carcere, sì, e arrivavo al Papa. Non c'è nessuna connessione. Però è una coincidenza che poi quella lettera è diventata realtà. Perché il Papa? Perché volevi sparare al Papa? Ma perché... quando sono arrivati in Europa, non c'era nulla da fare. Dovevamo sopravvivere, rapinare qualche banca o qualcosa, insomma, pensavamo poi. Perché parli al plurale, c'era qualcuno con te? Sì, c'erano amici, già tutti fuggitivi, ma io avevo anche in programma uccidere il segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim. Poi la regina Elisabetta d'Inghilterra. Un pensiero c'era, poi sono venuti in Italia. Ma c'era qualcuno che diceva sì, è una buona idea sparare al Papa, non te lo diceva nessuno? Ma no, non è, io sono un uomo che... No, guarda me. Da solo io sono un servizio segreto da solo, quindi non ho bisogno di nulla e nessuno. Da solo, però naturalmente qualcuno ti aiuta. E chi ti aiuta? Ma Lupi Grigi mi hanno aiutato. E questi Lupi Grigi non avevano dentro degli elementi di qualche servizio segreto che dicevano ma sì, ma andiamo avanti alle acce a sparare al Papa? C'erano, guarda, servizi segreti, per esempio c'era un Enver Altay, che era un uomo della CIA, già si sapeva quello. Adesso in carcere, arrestato in Turchia per un colpo di Stato. Colpo di Stato quello di Erdogan? 6 anni fa, quello fallito, peraltro. Quell'uomo era in mezzo ai Lupi Grigi, era capo del giornale dei Lupi Grigi, quindi c'erano sicuramente la CIA dentro Lupi Grigi. KGB, no? KGB c'era anche in Turchia, dappertutto. C'era una guerra tra sovietici e americani sul territorio turco. C'era la guerra fredda, non solo in Turchia, in tutta anche l'Europa. In Italia, certo. Abbiamo visto le Brigate Rosse, certo. Attentato, strage di Bologna, certo. Altre cose, sì, quindi uccisione di Aldo Moro. Sì, ma la domanda era, c'è qualcuno che in particolare ti ha detto vai avanti, sparagli? No, io ho deciso, però ho utilizzato le possibilità dei Lupi Grigi. Tecnicamente, logisticamente, l'organizzazione che ti dava aiuto per spostarti, proteggerti, sì, darti le armi, amicizia. Amicizia. No. Ma tu sapevi che quel papa polacco era un papa che dava fastidio a Mosca, no? Al Cremlino?
Ma sì, in quel tempo si sapeva, certo, il Papa vuol dire solidarnosc. Il risveglio nazionale polacco che poteva distruggere l'impero sovietico. Poi ci sono storicamente i dati di fatto che dimostrano il Cremlino e KGB avevano deciso di uccidere Papa Polacco se necessario. Beh, questo chi lo dice? Decina di documenti ci sono. Quindi, però questo non significa che loro sono venuti per uccidere il Papa. Ti stai un po' abbassando, nel senso che sembra quasi, diciamo, che tu sia così, Un un esaltato. matto che dice adesso sparo al Papa. E invece in quel momento quell'attentato è un attentato anche politico, non è soltanto una religioso, quello è un Chiaro. uomo che politicamente rappresenta qualcosa di importante nel momento storico. È chiaro, chiaro. Già si sa che il Papa era stato eletto anche con l'aiuto dell'America, cioè del Brzezinski, che è uno dei uomini chiavi del potere americano. Lo hanno fatto eleggere. Consigliere per la sicurezza. Eh sì, di Jimmy Carter, e quindi lo hanno fatto eleggere anche per distruggere l'impero sovietico. Questi sono piani della CIA, del Pentagon, della Casa Bianca, che non tutti sanno, ma io so. E quindi tu, facendo, come ho detto io, il giro del mondo, 12 paesi hai girato, quindi non è Sì, che quasi, 10, 12. poi vai a prendere questa pistola in Austria e ritorni in Italia, sempre tranquillo, nessuno ti ferma, nessuno Sì, ti dice ma niente. era così, in quel tempo era veramente tutte le frontiere erano aperte in Europa, non come adesso. E arrivi a Roma. Sì. .59, quindi insomma, lui sostanzialmente si attribuisce tutta la responsabilità, dando per scontato che c'era una rete, diciamo, logistica che lo assisteva, di complicità in carcere quando riesce a scappare, perché comunque la fuga da un carcere turco, ci hanno fatto dei film anche sull'impossibilità di fuggire da un La cosa carcere turco. interessante risiede proprio in questo particolare, come lui esce dal carcere, perché la sequenza è impressionante. Il Papa annuncia il suo viaggio in Turchia e il 23 di novembre del 79, quindi 4 giorni prima che Wojtyła arrivi ad Ankara, lui esce dal carcere. Il giorno dopo scrive una lettera al giornale Migliette, lo stesso giornale di cui Il cui lui è accusato di aver ucciso il direttore, sì, e per cui era in carcere era per dentro, quello, era in certo. carcere per quello. La lettera il giorno dopo viene pubblicata, la lettera storica lui sostiene, ma in cui dice: il capo dei cristiani non deve venire in questo momento in Turchia, se arriverà io lo ucciderò. Questa lettera viene pubblicata, esplode in tutto il mondo il caso e tutti ovviamente sono preoccupati in Turchia perché c'è questo terrorista libero e il Papa arriva ad Ankara, si sposta a Istanbul. In quel momento non ci sono cortei naturalmente per le strade, Si ma il parla di Papa è circa 10.000 di uomini 10.000 uomini che lo che dovevano garantire contornano. la sicurezza. Si trovano nello stesso quartiere di Fatih insieme, ma a quel punto attentare alla vita del Papa con quello spiegamento di forze era impossibile. Lui comunque continua a perseguire il suo intento e lo farà esattamente un anno e mezzo dopo tutti questi viaggi di cui lui ci ha accennato anche lì per la prima volta, e le modalità con cui esce dal carcere, con la pistola, un carcere, quello di Kartal Maltepe, nella parte asiatica di Istanbul, un carcere di massima sicurezza. Naturalmente c'erano delle connivenze, lui lo rivela per la prima volta, io ho pagato, ma c'erano anche degli amici lupi grigi che mi hanno permesso questo. Certo. E lui arriva a questo punto in cui sostiene: io ho deciso io, perché io sono un servizio segreto, per conto mio ci sono delle iperboli, naturalmente, Certo. però ho utilizzato, e anche questa frase è molto interessante, le possibilità dei lupi grigi. Certo. Andiamo avanti con l'intervista. Stiamo arrivando in Piazza San Pietro.
Mi racconti quel 13 maggio, che cosa fai? E la mattina mi sono risvegliato e pensavo che fosse l'ultimo giorno, quindi... Tu pensavi di morire? Ma probabilmente sì, perché stavo a una pensione che incredibilmente, albergo, sì, si chiamava in lingua turca Gesù. Ho visto l'ultima volta, ho detto, andare da albergo Gesù a uccidere il Papa, vicario del Gesù. Una cosa, ho detto veramente una cosa incredibile. Sono andato a Piazza Repubblica, stazione Termini per passare tempo perché in tasca avevo pistola. Giravi con la pistola? Eh sì, sì. Così, verso 17 sono venuto là. C'era la gente in piazza perché... migliaia di persone. Eri solo? Sì, sì. Non c'era un altro? Ma no, non c'è nessuno. Quella è una leggenda che... Beh. Volevo la CIA per... Beh, insomma, una leggenda. Per... Poi adesso ci arriviamo, ma insomma... Vabbè, comunque tu mi dici che eri da solo. Ero solo, sì. Arrivi in piazza San Pietro, ti metti in mezzo alla gente. Quando il Papa ha fatto il primo giro, è ritornato. Io pensavo che è finito ormai... Non ritornerà. Ma non c'è, scusa, una tua testimonianza in cui dici che c'era un altro che doveva sparare, che vi davate un segno? Ma sì, quello si diceva. No, come si diceva? Tu l'hai detto. Sì, ma a quel tempo, ecco, c'era una guerra fredda, no? Tra America e Russia. Ma vabbè, quelle sono cose grandi. Però lì in piazza, tu hai detto, di fronte a me c'era un altro, anche lui era armato, ci dovevamo dare un segno per sparare. Ma il discorso è questo, siccome questa è la politica... Sono passati 41 anni, sì, sì, ormai la si può raccontare. No, no, la politica interna voleva inventare un complotto mondiale dell'impero sovietico. E quindi da un solo uomo non può fare... Ma tu l'hai detto che c'era un altro? Sì, l'ho detto. Ma perché? Se non c'era? Occorreva edificare un complotto, tutto qui. La CIA. La CIA americana. Vabbè, ma così però ti stai raccontando come uno strumento, diciamo... Ma è strumento, uno strumento di altri che non... No, no, no. Il problema è questo, vede. Parlare di in quest'ora ancora complotti non serve a nessuno, perché già impero sovietico crollato, finito, d'accordo? Noi siamo in piazza, è il 13 maggio 1981, siamo in piazza, sono le 5 del pomeriggio, tu stai in mezzo alla gente con la pistola in tasca. Sì. Che cosa succede? Ma il Papa ha preso una bambina, una piccola bambina, e quindi... Balza. Eh sì, io mi ho detto non si può, impossibile. Non si può sparare con lui con la bambina in braccio. Poi io ho esitato, potevo lasciare andare, poi ha lasciato bambina. Rimasto solo, a quel tempo... Ho sparato due colpi. Come si vede anche dalla... Lo hanno visto decine di giornalisti in aula. Sì, in realtà i colpi che si sentono sono tre. No, no, due. Tu ne spari due, ma i colpi che si sentono sono tre. È impossibile, scientificamente impossibile. Perché la polizia scientificamente dicono che i colpi sono tre. No, no, dicono. No, ma tu ne spari due, ma il terzo chi lo spara? Non c'è un terzo colpo. Non esiste proprio. Però quel terzo colpo, quel terzo proiettile è quello che poi il Papa va a incastonare nella statua della Madonna di Fatima.
quello che hanno estratto dal corpo del Papa, credo. L'altra colpa è colpito due donne americane. Sì. Una donna protestante e la moglie di un ufficiale dell'esercito americano, l'altra donna cattolica, leggermente ferita peraltro. E allora... Chi ti prende? Chi ti ferma? Mi ferma Suora Lucia, importante perché... Di Vaticano, Suora Lucia del Vaticano, perché c'è un'altra Suora Lucia che di Fatima, che è quello terzo segreto che poi si scopre. Tutto torna. Terzo segreto dell'attentato al Papa, poi geofisici del Vaticano indagano che apparizione della Madonna di Fatima fu alle ore 17. E tu lo sapevi? Non posso neanche immaginare. Anche l'attentato fu compiuto alle ore 17. E 17 minuti. Sì. Ecco, incredibile. Là c'è una Suora Lucia di Fatima. E qui c'è una cosa, cioè... Come ti ferma questa suora? Ti salta addosso? Sì, sì. E tu eri più forte. Ma è una cosa incredibile. Cioè, mi ha bloccato, io ho pensato che era un poliziotto. Ho da dietro, imparato... Da dietro? Sì, sì, sì. Ho imparato, ho conosciuto che dopo tanto tempo che era una suora. Una donna. Una sì, suora. Non lo sapevo, io pensavo che era una polizia. E poi? E poi... Arriva la polizia. No, no, io ho sparato due colpi ma la pistola è inceppata. Se no, forse avrei colpito di più il Papa e mi avrei suicidato. Tu eri pronto a suicidarti? Sì, è inspiegabile. La pistola è inceppata, lo sanno, sì. I giudici sanno. Poi sono arrivato un sacco di altri carabinieri, poliziotti, mi hanno portato alla Digos come centro, poi 8 giorni di interrogatorio. Poi hanno detto che il Papa ha perdonato, io non ho potuto credere naturalmente. E allora... Una cosa immensa, inaudita, incredibile. Poi il Papa è venuto a incontrarti, sì, in carcere. 22 minuti di un colloquio, anche quello incredibile. Perché incredibile? Supera la logica umana, supera anche la volontà del Papa. Cosa ti ha detto? Il Papa ha detto che ai giornalisti... Cosa ha detto a te? Ma... quello che si parla tutte sono menzogne, non ho mai... E allora diciamolo una volta. Mi ha detto che ti ho perdonato, ti prego, prego in Dio ogni giorno per te, abbiamo parlato. Ti ha chiesto perché? No, non ha chiesto. Non ha chiesto. Quindi ha detto, ho perdonato, ecco. Abbiamo parlato, il terzo segreto di Fatima. È stata una cosa incredibile perché il Papa poi ha detto che questo colloquio è voluto da Dio. E quindi né il suo libero arbitrio né il mio libero arbitrio. Pochi giorni dell'arrivo del Papa, io mi sono detto, questo non è il tuo incontro, questo voluto da Dio e quindi devi comportarti in modo più rispettoso. Così ho baciato anche la mano del Papa. Quando tu dici non si può spiegare con la logica umana, sempre si pensa che questa tua spiegazione sia una spiegazione data per nascondere il resto, cioè per non raccontare davvero tutta la verità. No, questo lo sai. Ma si dice così, dicono così. Perché quando si edifica qualcosa di cui nessuno vuole il crollo, che non si può permettere il crollo, e naturalmente occorre dire che questo va al soprannaturale, al mistero, per nascondere altre cose. Sei consapevole del fatto
che se tu l'avessi ucciso il Papa, la storia dell'Europa e del mondo forse sarebbe cambiata. Eh sì, forse l'impero sovietico non sarebbe crollato, forse sì, il muro del Berlino non sarebbe crollato, quindi il vecchio mondo... Cioè, sei entrato nella storia per non essere riuscito a fare quello che volevi fare. Lo capisci questo? Sì, sì, ma a questo punto tutto per me rimane una piccola cosa, un piccolo dettaglio già superato, perché io guardo a un futuro che né Elon Musk né Bill Gates non possono immaginare, non possono mai raggiungere. Cioè, quale futuro? Un futuro che 2000 anni fa già Gesù Cristo ha predicato, il regno di Dio, dove c'è immortalità, ricchezza, gloria meravigliosa, inimmaginabile sul pianeta Terra. Quindi tutte queste cose mi sembrano piccole storie primitive. Dopo 41 anni ti viene ancora in mente quel giorno in cui hai sparato al Papa? Sì, perché quello è il mio compleanno. Beh, insomma. Cioè, io dichiaro di essere nato spiritualmente 13 maggio. Ah, in questo senso il compleanno. 13 maggio 81. Se io non fossi venuto in Vaticano, in Italia, sarei rimasto un ignorante, un morto. Se io sono nato proprio 13 maggio 81, ecco il giorno del mistero, da Fatima al Vaticano, sono nato, perciò dico, Elon Musk o Bill Gates o Jeff Bezos, altri, ma tutti sono miserabili che si pentiranno di aver avuto questi successi nel mondo, successi, cioè il capitalismo selvaggio che ha ridotto il mondo alla rovina. Leggete il Vangelo, cosa ha detto Gesù Cristo? Nessun ricco potrà entrare mai al paradiso, al regno di Dio. Tutti saranno gettati nell'abisso dell'inferno eterno. Io sono salvato, ecco, sarò al vertice del regno di Dio. Questo mi basta. Siccome questa trasmissione va in onda in Italia, si vede anche sì, all'estero, sì. Può darsi che la veda il Papa, può darsi che gli italiani sicuramente la vedano. C'è qualcosa che non hai mai detto che vorresti dire? Pensaci un attimo, non rispondere su. C'è qualcosa che c'hai qui dentro che hai voglia di tirare fuori? Ma cosa posso dire? Lasciatemi entrare in Italia per predicare al mondo il Vangelo perfetto. Non sono nemico di nessuno, anzi sono un amico del mondo cristiano. Tu vorresti tornare in Italia? Assolutamente. Chiedo al governo italiano di lasciare queste cose primitive di 40 anni. Queste sono cose primitive. Dobbiamo cooperare insieme per edificare un mondo nuovo spiritualmente, perché siamo alla fine del mondo, almeno questi ultimi decenni, esseri umani possono vivere meno sofferenza, meno disuguaglianza, meno fame, meno atrocità. Questo mi appello al Vaticano. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it/podcast.